c'ho meno di 10 mesi che, perché l'ora ufficiale da compagna manca un minuto alle 5, quindi saieva c'ho meno un minuto in anticipo. Va bene, sono contento che vedo che anche a volta passata, che a volta passata non è che fisse ciucato o a... ma non so, però che ha questa allerta neie non le veniva manco su niente, ma questa allerta, però che emo, anche a volta passata noi montanti. Non ho capito però. Ah, da un mesaggio nuovo, anche? Anche? Non so. Però questa volta qui, che come dico, non è che segge guai ci cade. Sì, perché ma tanto dico le cose così, anche se non sentono, è meglio. Evitate. Se sente bene. Sì, va bene. Allora, prima di incominciare, vi dago i soliti ricordi, tanto per questi appuntamenti, più o meno durante la settimana, che poi lese là, se mi dico un po' veloce, poi se c'è qualcosa che vi interessa, sono attaccato e vi pigè esattamente gli estremi. Allora, cominciamo domani, mercoledì 8, Auditorio Montale del Carlo Felice, ore 18, conferenza concerto di Marco Ghiglione sul tema della pace nella musica. Marco Ghiglione, sì, un'aia venuti, io un'aia fatto un po' così, una panoramica in sciatri, su interventi con l'aia fatto, e sono cose interessanti, quindi è il nostro socio, sì, un maestro Ghigione, il nostro socio, Ghiglione è un cognome nostro, però lei è nascito a Bergamo, mi pare, però l'insegna al conservatorio di Brescia e anche Chiasena collabora con Carlo Felice. Sono interessanti, se non ho tempo da andare a sentire, sono conferenze interessanti. Soggia 9 alle 17.30 sala conferenza Accademia Ligure di Scienze e Lettere che alle chiede dato Ducale, piano secondo mezzato, il giornalista Massimo Zamorani in conferenza 1942-43, nave cariche di bambini sui mari in guerra. Zamorani è un giornalista che si occupa anche di tante cose di storia e solitamente interessante, quello che fa sono cose interessanti. Venerdì 10 abbiamo il venerdì di Accompagna le Vigne, allora un fondo ve li faccio dire da Francesco Pitaluga, che è l'animatore di questo nostro appuntamento, così mi spiega bene. Mi finisco con gli altri ricordi del sabato 11 ore 15.30 Ducale, minor consiglio, conferenza musica al femminile di Gian Enrico Cortese, docente di oboe al conservatorio, anche lei è un amico da compagna, un affetto anche chi de conferenze in sha musica zenese, in musica zenese, lei usa anche il liuto, che è uno strumento terribile perché ha 1.250.000 corde, bisogna accordare tutte le pareghe che non ha per accordare, però ci ha fatto anche un bel concerto, anche un fuoco una volta, proprio suonando il liuto e cantando dei pezzi d'epoca. È interessante, anche questa qui, a vecchio tempo, sabato 11 alle 3 e mezza. Domenica 12, sempre al minor consiglio, Mario Marazziti, portavoce della comunità di Sant'Egidio, parlerà sul tema vita nel messaggio di Gesù. Lunedì 13 alle ore 17.45, sempre al minor consiglio, il rabbino Benedetto Carucci Viterbi parlerà di ebraismo, la religione e la violenza. E infine martedì 14, tra una settimana, siamo torna qui per martedì in compagna, come l'associazione Conoscere Genova, presidente Lecchi, Francesco Riscori, racconta un progetto per la città a cura di Francesco Riscori, quello signore lì alla mia sinistra. Allora, questi sono i miei ricordi, manca quello importante. Do venerdì, no, perché questo chi do venerdì è una bella tradizione che è more pigio, perché Pital Mao lo dice lì. Grazie. Signori a tutti, allora, come diceva il nostro presidente, venerdì 10 febbraio ci sarà il terzo appuntamento di questa iniziativa, di questo ciclo, i venerdì da Compagna e Vigne per il ciclo 2012.
La nostra iniziativa, penso che tanti di voi l'abbiano già conosciuta le precedenti edizioni, venerdì presenteremo nel chiostro della Basilica delle Vigne il libro di Alessio Schiavi, Siamo andati in Antola, che è un interessantissimo itinerario etnoculturale naturalistico proprio alla ricerca delle radici del nostro entroterra, quindi non solo un percorso naturalistico escursionistico, ma anche proprio la storia degli uomini attraverso i secoli che hanno abitato le vallate pertinenti appunto alla zona del Monte Antola. L'appuntamento è previsto alle ore 17 alle 5 del pomeriggio in campetto davanti al barchile di campetto, dove con una breve visita guidata vi accompagneremo al chiostro delle vigne, dove ci sarà una breve introduzione storica tenuta da me. Dopo Alessio Schiavi ci illustrerà con dei filmati, fra l'altro inediti d'epoca ancora dell'Ottocento, il suo libro, e poi la cosa si concluderà in modo simpatico, spero per tutti, alla nostra sede sociale di Piazza della Posta Vecchia con un piccolo rinfresco a base di fugassa e vin gianco per tutti. Quindi vi assicuro che sarà una cosa interessante, vi aspetto numerosi. Fra l'altro dico anche una piccola cosa, un piccolo anticipo: ad aprile avremo il piacere di ospitare anche l'amico Sergio Rossi qui presente oggi, però su quello non vi dico ancora niente perché mi piace così riservarvi le sorprese al momento giusto. Grazie dell'attenzione. Grazie. Assieme alla compagna, lei è veramente a due passi da Gescia de Vigne e lei anche in modo per vedere un po' la nostra sede, siamo lì, ci incontriamo tutti i martedì chi a Paggio. Va bene, allora cominciamo. Sergio Rossi. Sergio Rossi, amico Sergio Rossi, con l'equipe vicino a me, ne parla come un esperto di storia della cucina, racconta dei rapporti tra Genova, l'Africa e la Sardegna. E Leo l'ha sempre detto tra Vaggio che dove c'è intra cucina, cibo, eccetera. E la cosa interessante che il curatore dell'archivio Rebora, quello che conservò a Monteggio, e l'archivio Rebora, Giovanni Rebora, è stato un amico dusenese, un amico di Zena, del nostro tradizione, e un grande esperto di cucina. O fava i suoi interventi che poi sono stati acquisiti in libro Tagli Scelti, in un secolo che parlava di queste cose qui in maniera, diciamo anche così, un po' non convenzionale. Le tradizioni culinarie non le confise proprio. E gli altri, chi è un altro grande esperto, perché anche lei, come dico, l'ha sempre travagliato queste cose, ha un sito che si chiama civiltaforchetta.it, quindi anche lì gli è di altra informazione. E poi l'ho detto, questi studi della cucina, credo tabarchina, e quindi quando poi si parla di cucina tabarchina, di Liguria, di cucina Liguria, si parla di un ambiente assolutamente mediterraneo. Il mare è quello che univa le varie sponde del Mediterraneo, e quindi sentiamo da lei questa interessante sua relazione. Grazie. Grazie Presidente, grazie alla compagna, grazie a voi che siete qui. Io sono un tipo poco formale, quindi mi perdonerete se non sto magari seduto, se sto in piedi, se mi giro, se mi muovo, ma no, non è che sia tanto capace a stare lì fermo. Quindi mi sono permesso di fare una serie di diapositive solo perché perdo spesso il filo, e allora con le diapositive siamo sicuri che non vi faccio stare qua per niente troppo tempo. Tutto parte dall'idea di capire il percorso storico legato alla cucina dei tabarchini. Tabarchini che penso voi tutti sappiate chi siano o chi siano diventati, perché quando sono andati là erano semplicemente dei liguri. C'è stata, mi pare l'anno scorso, due anni fa, una bellissima conferenza legata proprio a degli studi particolari della professoressa Piccinno, credo. E quindi penso che sappiate già tutto. Io vi do solo è vero, al Piccino è venuta qua, e lei è una di quelle che ha fatto degli studi meravigliosi, quindi è andata a approfondire i documenti eccetera. Per dirvi in breve, questi tabarchini sono un gruppo di pegliesi, soprattutto pegliesi, ma non solo, anche verso Multedo, quelle zone lì, che partono intorno al 1540, partono perché la famiglia importante del posto, i Lomellini,
acquisisce una concessione per la pesca del corallo in Tunisia e quindi manda un gruppo di persone specializzate a pescare il corallo. Questo era già successo anche prima, non era la prima volta. Le imprese del corallo erano imprese che si facevano. Quindi questa è la ragione per cui loro partono a metà del Cinquecento, vanno laggiù e iniziano là la loro epopea, perché alla fine poi è un'epopea. Quindi diciamo tutto parte da lì e si chiameranno Tabarchini proprio perché sono stati circa 200 anni sull'isola di Tabarca. Ecco, praticamente qui ho cercato di riunire i quattro luoghi importanti della vicenda tabarchina, che sono Genova, diciamo Genova nella parte leggermente a ponente, poi Tabarca giù in fondo, poi c'è le isole di Sant'Antioco e San Pietro, dove ci sono Carloforte e Carassetta, e poi non si vede perché è qua. Ho fatto la freccetta su Nueva Tabarca perché c'è stato un piccolo contingente che si è spostato verso Nueva Tabarca vicino Alicante, però di quel contingente mi dicono oggi non sia rimasto più niente, nessuna testimonianza attiva. Quindi quelli lì sono le zone che hanno interessato questa migrazione dei tabarchini. Genova nel Cinquecento, loro partono praticamente da qua. Allora io mi sono fatto questa diapositiva non per dirvi qualcosa di Genova del Cinquecento, perché ci sono persone molto più titolate di me che possono dirvelo, ma per cercare di capire insieme dove vanno, soprattutto con che bagaglio culturale legato sempre alla gastronomia, perché io mi occupo di quello. Genova in questo periodo, voi sapete, è un porto importantissimo, eccetera. Porto importantissimo vuol dire merci che arrivano da tutte le parti e vuol dire gente che lavora, che entra tutti i giorni in città per lavorare, che risiede in città, ma che anche entra per portare altre merci, quelle che non arrivano dal mare, e vendere, comprare, lavorare, eccetera, eccetera. Quindi Genova è attivissima in quel periodo lì. Ora, per cercare di dirvi qualche cosa, perché non è che possiamo andare a vedere cosa mangiavano tutti, perché sennò non ne usciamo più, io mi sono permesso di prendere una piccola citazione fatta nel 1592 da uno che viene a Genova e che dice che nella strada di Bisagno ci sono, la strada di Bisagno, dice, è una bella strada dove ci sono tutte le cose che ci sono nelle altre città, i palazzi, le case, tutte queste cose belle, dice, però ci sono anche delle bettole, perché lui nota che c'è tanta gente che transita lì, ci sono delle bettole dove la gente mangia queste sorte di vivande che sono gattafura, migliacci e castagnacci. Allora, la gattafura allora era probabilmente il cibo più conosciuto dei genovesi. Perché? Perché ci sono altre testimonianze cinquecentesche di un grandissimo cuoco, il cuoco di Pio V, quindi Bartolomeo Scappi, che dice gattafura la genovese, la cita proprio come una roba nostra. C'è addirittura un gioco della cuccagna in cui ai genovesi è associata la gattafura. C'è una descrizione nella quale si fa una specie di giro d'Italia e si dice a questi questo, a quelli quell'altro, ai liguri la gattafura. Quindi noi e la gattafura viaggiavamo assieme. Gattafura che altro non è che l'antenata della nostra torta pasqualina odierna. Anzi, proprio della pasqualina, non delle pasqualine intese nel loro insieme. Oggi siamo abituati a pensare che la pasqualina sia quella di carciofi, quella di tutte le verdure che la vogliamo fare. In realtà, ancora nei ricettari dell'Ottocento, la pasqualina come tale era quella fatta con la prescinzione, le bietole e, volendo, le uova. Chiuso e finito. Tanto è vero che anche nelle ricette cinquecentesche la pasqualina è fatta con formaggio fresco, bietole. Lì si mette pepe o menta, dipende, e poi vabbè il solito, le sfoglie, eccetera, eccetera. Ma su questo poi ci torneremo. Migliacci e castagnacci, vabbè. Castagnacci non credo abbiamo grandi dubbi. Migliacci, io vorrei proporvi una riflessione. Questo che viene qua non è un ligure. Allora, intanto il migliaccio col tempo, diciamo che si è più consolidata come voce
legata all'uso del sangue, cioè i migliacci fatti col sangue, i pinoli, eccetera, in padella, no? Sì, col sanguinaccio, ma rassodato, diciamo, messo dentro la padella, fatto diventare anche come una specie di farinata, diciamo. Però lui, secondo me, lui ha visto la farinata. Io sono convinto che abbia visto la farinata. Che sia il migliaccio, che sia il castagnaccio. Perché, mi permetto di fare questa riflessione assieme, poi se divento troppo lungo, Bambi, dimmelo proprio senza problemi. Quando i nostri sono partiti, sono andati nelle Americhe, una delle testimonianze che viene da là dice: questa gente qua mangia della roba che sa di castagna, le patate. Cosa voglio dire con questo? Che loro vedono qualcosa che non conoscono, che però associano subito, almeno nell'odore, nel profumo, a qualche cosa di conosciuto. Lo facciamo tutti, no? Vai a mangiare in un posto dove non hai il tuo cibo, dici: ah, sembra questo, se lo sembra. Questo qui è uno che è il patriarca di Aquileia, è uno che viene non è abituato alle nostre cose. Io sono convinto che abbia visto la farinata, ma rimane una convinzione mia. Comunque la farinata sicuramente c'era, al di là di tutte le testimonianze, la farinata c'era. Quindi, perché io ho messo questo? Perché era inutile andare a cercare le torte ricercate che potevano farsi i nobili, eccetera. Qui stiamo parlando di gente che andava a lavorare, a fare un lavoro che vedremo che lavoro era. Quindi parliamo di gente che ha lasciato questo tipo di cucina. Probabilmente, essendo sul mare, lasciavano anche qualche cosa legato alla pesca, poco, perché la pesca è molto incerta, salvo in certi periodi dove si pesca il tonno, l'acciuga, eccetera, roba da conservare. Però diciamo che questo mi piaceva dirlo solo così per portare una testimonianza. Qui vi ho messo tre immagini di Tabarca. Ecco, questa è l'isola di Tabarca. Laggiù, quindi questi partono, vanno laggiù, piano piano loro iniziano a insediarsi lì. Perché? Perché i primi che arrivano cominciano a formare una piccola comunità, a fare le prime baracche, a guardarsi un po' attorno, a capire quali relazioni potessero avere, eccetera, eccetera, e fonderanno poi una comunità molto articolata. Vedete che c'è il castello, la fortezza, che tuttora rimane l'unica cosa che oggi c'è ancora là. Poi c'era la chiesa, diverse case, insomma alla fine diciamo che intorno ai primi anni del Settecento ci sono 2000 persone lì. 2000 persone, vi garantisco, io non l'ho visto, ma l'ho guardato, non ci sono mai stato di persona, ma è uno scoglio, non è che sia, è piccola, è molto piccola. Quindi 2000 persone sono molte. Sempre rimanendo sul filo del cibo, è chiaro che queste immagini non sono del 1540, quando loro arrivano, che non c'era niente, sono molto più avanti, sono della seconda metà del 600, però danno un'idea almeno del posto, di come si sono insediati, eccetera. Loro partono per il corallo, ma dato che laggiù trovano quell'elenco che vedete là, è un elenco estratto da una memoria fatta da un sacerdote che si chiama Stefano Vallacca, che intorno alla metà del Settecento scrive di come si vivesse laggiù, perché lui c'era stato, era nato là. E allora lui racconta che cosa, per esempio, loro prendessero dagli arabi, dai tunisini, e dice: formaggio, frutti freschi e secchi, carne bovina, galline, cinghiale, pernici, beccacce, fagiani, uova, butiro, e diceva che costava tutto molto poco. Infatti loro facevano un grande commercio di queste cose, soprattutto il commercio era legato a grani. Beh, Genova col grano aveva praticamente l'egemonia. Poi orzo, d'accordo, cera, olio d'oliva, lane, cuoia, cuoia importantissime, perché sappiamo tutti che il cuoio era molto utilizzato, a partire da qualunque uso, insomma, che se ne possa fare, dalle seggiole fino alle selle, dai rinforzi alle navi da combattimento, insomma, era usato tantissimo. Questo per dire che laggiù per loro diventa, diciamo, la comunità diventa così perché questi trovano il modo di fare un commercio incredibile, e quindi pescano il corallo e commerciano. Però non voglio divagare, perché sennò poi finisce che la facciamo troppo lunga. Questa è una cosa che mi piace dirvi: il corallo è il motore di tutta la loro vicenda. Se non ci fosse stato il corallo, non ci sarebbero i tabarchini. Vivere pescando il corallo, ci sono numerosissime testimonianze
di vita, di racconto di vita di questa gente che praticamente faceva una vita terribile, perché stava in mare giorni e giorni. Io non l'ho messo tutto, ma lì dice stava in mare giorni e giorni, alla fine mangiando un po' di galletta marcia con l'acqua, eccetera. Forse questo l'ha fatta troppo pesante, però insomma, questi non stavano bene. Stavano in mare, stavano fuori, andavano in terra ogni tanto quando il mare diciamo aveva una condizione magari che non permettesse di star fuori, però a 90 su 100 loro si facevano almeno una settimana fuori, poi tornavano col corallo e scaricavano il corallo. Quindi loro partono per fare questa vita qua. La cosa interessante, scusate se parlo un attimo del corallo, però centriamo molto noi. Il corallo poi arriva a Genova, e a Genova soprattutto viene lavorato nell'Alta Val Bisagno, in una zona che va fra diciamo la Doria, le alture rivolte verso Bavari e San Siro di Struppa e Aggio. Lì si fa la lavorazione del corallo intesa come sgrossatura, arrotondamento e bucatura del corallo. Praticamente funzionava che c'erano dei corallieri che avevano lì la loro sede, il loro deposito, gli artigiani andavano, prendevano una partita di corallo, se lo portavano a casa, lo lavoravano, tornavano lì, cedevano il corallo lavorato e riprendevano una seconda partita di corallo. Questo io ve lo volevo dire solo perché è una bella testimonianza di un lavoro che facevamo proprio noi a casa nostra. Questa è una barca, una corallina. Vi rendete conto abbastanza bene che cosa vuol dire lavorare su una barca così, starsene in mezzo al mare, eccetera. Mi piaceva dirvi questa cosa, e cioè che da documenti che sono in archivio di Stato a Genova, citati da uno studioso che si è occupato molto di cultura tabarchina, si legge in un elenco, purtroppo non sono tutti perché l'elenco poi alla fine diventa illeggibile, si legge che questa gente aveva sulla barca le cose che vedete, fra cui il mortaio col pestello, che non è che dobbiamo pensare che questi si facessero il pesto, perché dopo pigiavano un bagiaico. Però il mortaio col pestello non saprei come paragonarlo a un utensile da cucina oggi, ma era l'utensile da cucina, cioè il mortaio e il pestello era un utensile fondamentale. Per cui pensate che questa gente in realtà avrà anche solo mangiato la famosa galletta un po' marsa, però insomma, se avevano il cardellone, la padella, se lo portavano dietro, tenerlo in barca per non usarlo, non credo che loro tenessero cose inutili su una... poi il mortaio che pesa, eccetera, quindi probabilmente avevano modo di utilizzarlo, se non altro quando dirigevano a terra, magari per, non so, per una volta o due in cui il mare era troppo grosso, potevano magari fermarsi e fare qualcosa. Allora, a seguito di questa cosa, questo è un documento del 1727 con le robe provviste ai corallatori da Genova, dai Lomellini, dagli emissari dei Lomellini laggiù, che dicono: allora, noi gli diamo questa roba qua. Voi lo saprete meglio di me, ma per comodità mi sono permesso di mettervi a fianco diciamo il ragguaglio delle unità di misura, perché a volte può essere anche interessante avere un po' un'idea. Per esempio, io mi sono fatto due conti: un pane che costa 6 denari, facendo il calcolo il pane pesava una libra, era un pane da una libra, perché io ho detto: ma strano, pane, o sarà stato pane o sarà stata la galletta che si portavano in barca. Secondo me questo era proprio pane da una libra, e probabilmente per corallatori non intendevano necessariamente quelli che andavano in mare, probabilmente anche quelli che stavano in terra, perché poi c'è stato tutto un problema legato alle famiglie, nel senso che i Lomellini non volevano che si trasferissero lì anche le donne, eccetera, avrebbero voluto che lì ci stessero solo uomini. In realtà poi c'erano le famiglie, però poi a un certo momento, quando si è sovrappopolata l'isola, questa proibizione a maritarsi l'hanno proprio adottata in toto, e quindi questo problema pare che abbia creato anche ulteriori malumori con la gente, eccetera. Però questa è una parentesi che non c'entra. Come vedete, i cibi principali sono l'olio, il vino, il pane, il formaggio, la farina, i ceci, le fave,
e il Coscoso. Coscoso che ci porta già a tutto il ragionamento che ci aveva fatto il professor Rebora, che sosteneva che, diciamo, non che i tabarchini abbiano fatto entrare il couscous in Italia e quindi il couscous, lo scucusun a Genova, quelle palline di pasta eccetera, ma che comunque attraverso loro si sia consolidata questa pratica, perché poi è logico che questi c'erano 100 anni prima a pescare da un'altra parte, avranno visto senz'altro utilizzato il couscous anche da un'altra parte, per cui probabilmente i liguri che andavano per mare da molti secoli prima è chiaro che conoscevano già il couscous. Però questo è una cosa molto interessante. Se voi notate, il vino costa molto, e ce lo dirà poi Vallacca dopo, ci dirà che il vino costa molto perché viene da Genova il vino. Viene avanti e indietro, fra il continuo contatto commerciale che c'è con Genova, c'è anche l'arrivo di vino da qua. Allora, alcuni ingredienti li abbiamo visti, questo non c'è niente da aggiungere, quello lì è lo scucusù attuale, i ceci e le fave. Lì ci sono galletta e biscotto, che non sto a farvela tanto lunga perché c'è mia moglie, sennò poi mi dice che io la faccio troppo lunga. Però voi saprete che galletta e biscotto l'utilizzo è sempre lo stesso, cioè l'impiego è identico, ma è fondamentale la differenza. La galletta è fatta a forma di focaccina secca, si mette in forno, si cuoce, quando esce diventa secca, chiuso e finito. Poi se uno proprio deve partire e andare per mare come faceva qualche secolo fa, magari se la metterà ancora asciugata. Mentre il biscotto si fa sotto forma di filone, si taglia a mostacciolo e si mette poi con il forno abbassato, si mette dentro e si asciuga, infatti si chiama biscotto perché sono due volte la cottura. Il biscotto, questo biscotto salato, è ovviamente il papà del biscotto poi che diventerà biscotto del lagaccio, eccetera, eccetera. Quindi mi piaceva dirvi la differenza. Fra l'altro, una differenza attuale che c'è è che, per esempio, il biscotto che fanno ancora alcuni a Calassetta è fatto con farina di grano duro, mentre la galletta che, per esempio, fanno a San Rocco, che mi risulta essere l'ultimo posto dove la fanno veramente come si deve, è fatto con farina di grano tenero. Sono andato un attimo avanti, non fate caso alla bellezza dei piatti, perché se stiamo lì a raccontarci quella dei corallari che non facevano mai cosa mangiare e poi avevano dei piatti così, no, queste sono foto fatte naturalmente in un ristorante dove c'erano ste robe. Allora, le fave, diciamo che sono uno degli ingredienti, oggi rimangono attuali a Carloforte e Calassetta, perché la boba, che è una minestra di fave secche, è ancora oggi una minestra molto utilizzata ed è una minestra molto interessante. Fra l'altro, nelle cuciniere genovesi si trova sia la minestra, sia la minestra raffreddata, tagliata a fette e fritta, come si fa con la paniccia, diciamo, si trova ancora nelle ricette delle cuciniere genovesi. Loro continuano a farla questa boba. Anche se purtroppo è diventato, come spesso succede, invece che essere un piatto povero, è diventato un piatto ricco, nel senso che alla fine, io non so se sono l'unico belinone, scusate il termine, me lo passerete, ma qui si parla genovese, che è riuscito a pagare 13 euro un piatto di questa roba qua, però io ci sono riuscito. La seconda è la caponata ci ricorda un sacco di cose, ma la cosa che mi fa venire di più in mente, ne parlavamo prima con loro, è l'associazione della caponata con la cucina dello strettissimo magro, che voi conoscete, è uno dei 3 ricettari storici genovesi, scritto dal padre Gaspare delle Piane quando si trovava nel convento di San Nicolò di Capodimonte, quello lì a Punta Chiappa. Lui lo scrive proprio lì alla fine dell'Ottocento, e una delle cose che scrive è il capon di galera, come lo chiama lui. La caponata, naturalmente scordiamoci i pomodori, perché nel 500 tomate l'avevano solo viste quando sono andati là, ma niente, zero, cominciano molto più avanti. Però gli ingredienti fondamentali sono un pesce salato, una galletta ammollata, spesso con l'aceto, e poi qualche cosa che ci possa stare dentro, olive, capperi se ci sono, ma insomma non dobbiamo neanche prenderla tanto alla lettera, perché ognuno faceva quello che poteva. Oggi poi ognuno se la fa come vuole, è evidente. Anche questo è un piatto molto importante per loro là.
Questi, dimenticatevi ancora di più le cose dei corallini, cioè l'immagine che danno attuale, però per me sono molto importanti. Allora, il cascà è il couscous, uguale, stessa cosa. Per loro il cascà, per i tabarchini, il cascà è diventato un piatto identitario. Allora, oggi parliamo di interculturalità, eccetera. Mentre tanti di noi parlano di interculturalità, di integrazione, eccetera, c'è chi l'ha praticata semplicemente senza farla tanto lunga, cioè questi qui hanno imparato il couscous e hanno detto taci che me lo porto a prevo, e se lo sono portato a prevo e se lo mangiano. E non solo, nelle riunioni conviviali fra loro, quando si trovano, quando ripercorrono la loro cultura a cui tengono molto, cosa che fra l'altro non fanno con senso rievocativo turistico, lo fanno perché ci tengono, infatti lo fanno quando non ci sono i turisti, loro si fanno il cascà. Ed è una cosa molto bella, molto interessante, perché fra l'altro il cascà è praticamente simile a quello tunisino, se non che, come al solito, ci sono le varianti familiari, laggiù si rattellano, uno dice io ci ho sempre messo un pezzettino di carne di maiale, che non ci mettevano ovviamente gli arabi, i musulmani, però insomma alla fine chi ce la mette e chi non ce la mette, ci sono sempre i ceci, ed è un tipo di pietanza che si fa durante tutto l'anno con verdure che cambiano a seconda delle stagioni. L'altro che vedete invece a me ricorda tantissimo i corallatori, e vi spiego perché. Lasciate perdere tutta quella bellissima mise en place lì del piatto, che vabbè, non c'entra. Una zuppetta fatta con qualunque tipo di pescato semplice. Per pescato semplice intendo due conchigliette, due patelle, in tocco de pesce, pescettin da rie, qualunque cosa che fa un brodetto dentro il quale poi si possa mettere quello che è scucusù, semplificatela per piacere, diventa una cosa che è assolutamente comune. La zuppa di pesci siamo oggi abituati a vederla come un piatto così, ma non è vero, è un piatto che come essenza è un piatto semplice in sé, e poi è un piatto che si declina in tutti i modi, qualunque tipo di pesce. Infatti d'inverno specialmente, se ci avete uno bravo, un bravo venditore di pesce, pescivendolo, questo qui vi dice d'inverno, se ti vuoi fare la zuppa, 9 su 10 due pesci da farti la zuppa li trovi sempre. Se invece sei fissato con un certo pesce, o ci sono i pescatori in sciopero giustamente per il coso, o c'è il mare grosso, o non arrivano i tir, alla fine rischi di non mangiare. Invece una zuppetta con due pesci te la fai. Quindi loro, questo che chiamano pilau, soprattutto era fatto con granchi e scucusù. Quindi diciamo l'origine era più che altro quella. Quindi granchio, che è un pesce, un crostaceo povero. Assolutamente. Questo è una cosa che io ho voluto mettere adesso, poi andiamo avanti con dell'altro. Questo è un cetriolo diffuso, diciamo, nell'area maghrebina. Io so che è diffuso lì in Tunisia, so che è diffuso fino in Palestina, me l'ha raccontato quel ristoratore qua sotto, Nabil, esatto, Nabil qua sotto. Loro, questo naturalmente, hanno regurgitato anche questo qui, se l'hanno portato a prevo e se lo tengono. E pensate che loro, portando con sé il seme e la cultura dell'utilizzo di questo tipo di cetriolo, lo hanno anche leggermente diffuso nella zona del Campidano, cioè nella terraferma, no, perché è un'isola anche la Sardegna, ma rispetto alle due isolette, nella parte vicina a loro, allargandosi verso Cagliari. Perché? Perché ovviamente loro sono andati là che la cultura del kigömau, cioè del cetriolo usato in insalata eccetera, ce l'avevano già, però loro hanno trovato questo che è molto digeribile, che si coltiva benissimo anche nella zona dove loro risiedono, che loro hanno inserito anche come piatto, come noi usiamo le patate oggi, e cioè come integrazione dentro le pietanze, nel senso che anche in un umido loro ci mettono, in certi umidi mettono questo, oggi un po' meno, ma prima lo mettevano di più, e comunque questo continuano a coltivarlo, perché queste foto io le ho fatte 3 anni fa, quindi continuano assolutamente a coltivarlo. Questo per dire che anche questa interculturalità, qui non rubi niente a nessuno, ti prendi un seme, te lo porti via, se funziona anche da te lo semini. Oggi questo problema
È un problema grosso, perché se continueremo a fare semi ibridi, quando avremo raccolto la pianta non farà più seme produttivo, quindi dovremo tornare a comprare il seme da chi ce l'ha venduto la prima volta. Ma lì si aprono poi ragionamenti molto più complicati. Allora, qui andiamo un pochettino nello spesso, perché sennò poi faccio solo dei discorsi e basta. Bampi, se vado lungo, dimmelo. Qui ci sono tre cose che secondo me sono interessanti. Una riguarda la farinata, loro la chiamano affainointa crusta, la chiamano proprio così. Sì, ho fatto degli esercizi per imparare. Perché ci deve essere devi proprio di sh, e poi affainò perché parlano di là. Noi questa cosa qui, io non so, magari voi sì, io non sapevo manco che esistesse. Poi parlo con Fiorenzo Toso, che conoscete benissimo, e mi dice, ma no, la farina, però ti vedi è che... Vabbè, mi dice, secondo me nel 600 c'era. E poi ti dico anche chi, e me lo deve ancora dire adesso, ma mi ha detto chi, però mi deve dare il foglio. In effetti io ho trovato in un ricettario di uno strano signore piemontese che scrive da Asti nel 600, 1618, ma che in realtà parla di cibi genovesi, quindi questo qui o veniva sempre a Genova, o era innamorato di una genovese, o cosa che avesse, non so, però sa tutto di Genova. Ho trovato una specie di torta di ceci che non è altro che una farinata in crosta. Ma vedete, la cosa bella di questo è che ci riporta, io vado un po' oltre, ma lo propongo, poi magari voi vedrete se vi sembra sensato o no, ci riporta l'idea delle cose, è un'idea medievale, le cose nude e le cose vestite, cioè il raviolo nudo e il raviolo vestito, il tortello nudo e il tortello vestito, l'interno della torta, quello che potrebbe essere una frittata, nuda, e la torta vestita, la pasqualina. E quindi qui è la stessa cosa ribaltata sul discorso della farinata. C'è una differenza sostanziale, questa con la farinata non c'entra quasi niente, perché la farina di ceci è semola di ceci, quindi è a grana un po' più grossa, infatti bisogna trovarla lì. Dentro è dolce, nel senso che si mette un po' di iughetta, oggi un po' di più, a lui che ne metteva meno per caffamà, perché genovesi lo sono anche loro, e sopra ci mettevano la sapa, cioè il mosto cotto, che era poi praticamente, non un surrogato, un antenato dello zucchero, perché voi sapete meglio di me che lo zucchero di canna, prima è di canna, è anche molto costoso, è una spezia, poi piano piano si diffonde, diventa meno costoso, poi a un certo momento, attraverso degli studi particolari, Napoleone eccetera, si fa lo zucchero di barbabietola eccetera eccetera, quindi lo zucchero per un certo periodo niente, miele oppure sapa, quindi come dolcificante c'era questo, era molto, molto usato. Oggi si fa, continuano a farla Carloforte, uno o due panifici, e secondo me è molto interessante, se non altro perché riporta davvero a un concetto antico. Poi lì ho messo altre due cose. Devo stare attento perché c'è Casale che dei canestrelletti sa tutto. Uno è il cavagnetto. Loro lo fanno in questa forma. È un dolce tipico anche di questo periodo e poi del periodo della Pasqua, eccetera. Qualcuno si ricorderà che, forse qualcuno di voi si ricorderà che facevano anche una specie di ciambella oppure un affare fatto a forma di cavagnetto eccetera, erano tante le forme, però a me è piaciuto molto il fatto che loro tutt'oggi continuino a farlo, e siccome è di ricorrenza importante lo fanno qua K, come la chiamano loro, che sarebbe la glassatura sopra. La glassatura e i diavoletti colorati, quegli zuccherini colorati. Quindi questa è una cosa molto interessante che noi abbiamo perso come quella e che loro continuano a mantenere tranquillamente. Poi c'è il discorso dei canestrelli, perché i canestrelli noi oggi tutti li associamo al discorso del dolcetto di pasta frolla. No, sì, cioè sì, però il dolcetto di pasta frolla è relativamente giovane. E in qualunque immagine di un centinaio d'anni fa, 150, 200, 100 no, 200 anni fa, si trova più facilmente il canestrelletto, canestrello piccolo, canestrello grosso, però si trova questo. La dimostrazione io la vorrei provare a proporvela attraverso almeno due immagini.
Una che conoscete tutti benissimo, Assunde vendereste i canestrelli, eccola lì. Lei vi dice del canestrello grosso. Il canestrello grosso era anche oggetto di gioco, cioè c'era della gente per strada che si metteva lì, faceva il banchetto, e se andavi lì a giocare, che la roba avance più, potevi vincere un canestrello. Però magari uno andava lì, provava, se vinceva il canestrello, ganava bene, se ne fava una panzata, ma non è detto. Questa è una. La seconda, voi lo vedete benissimo, quella è una immagine del Ducato di Genova, di Pitaluga. Siamo nei primi anni dell'Ottocento, e vedete che canestrelli piccoli, canestrelli grossi, reste, e è la venditrice, se non sbaglio, mi pare che sia proprio la venditrice di canestrelli, c'è anche scritto. Quindi direi che dubbi non ce ne sono. Rimane una testimonianza odierna del canestrello a Genova, il canestrelletto, nei canestrelletti che noi qualche volta chiamiamo quaresimali, di, tanto per fare il nome, Romanengo, che continua a fare canestrelletto di pasta di mandorla, fatto rotondo, quindi a ciambellina. Questo, diciamo che su come sia venuto fuori il canestrello, eccetera, è difficile dirlo, quello attuale. Di certo io so che se andate laggiù a dire canestrello, chiunque vi dà quello. Se andate in una pasticceria, se insistete e gli dite quello che ho visto fuori in vetrina, vi dà le rusette, perché loro le chiamano rusette, fatte così, che ricorda qualche cosa di Borzonasca, di quelle zone là, che chiamano ruette invece loro. E se ci siamo, forse potremmo farla sembrare un po' una ruetta, quello attuale, cioè lo metti lì così, sembra un po' la cosa della ruetta, ma qui siamo nelle fantasie, però non è che non c'è niente di sensato forse in tutto questo. Un capitolo importante è la pasta. Ora, la cultura della pasta, noi ovviamente Genova come città quasi col monopolio del grano, è chiaro che la pasta, poi a Genova anche l'industria della pasta diventa un'industria importantissima, almeno dal XIII secolo. Loro hanno questi tipi di pasta che per noi sono di qualcuno, io vorrei dirvi qualche cosa perché mi piace. Poi se vado lungo sempre, mi raccomando. Allora, questo scucuzù, vabbè, lasciamolo perdere che l'abbiamo già visto. Quello lì, c'avevo perfino staffare se funzionasse, non funziona. Quello, esatto, la signora sta facendo i corsetti. Che uno dice, sì, ma corsetti quali? Allora, la signora sta facendo i corsetti che per loro sono corsetti, perché loro sono rimasti al corsetto originale. Il corsetto originale è poi, bellin, grazie, è poi, diciamo che secondo Rebora è stato portato attraverso le conquiste della famiglia d'Angiò, è partito quindi diciamo dalla Provenza e da lì ha girato seguendo un po' le vicende della famiglia d'Angiò, arrivando naturalmente anche in Puglia, nel sud Italia, dove in Puglia è rimasto con la forma di orecchietta, perché il corsetto è un'orecchietta in origine. Tanto è vero che loro continuano a fare il corsetto a forma di orecchietta. C'è quel signore lì che sa tutto di Genova, quello di Asti, che nel 1618 scrive che il corsetto si fa così. Però dice, se te vuoi fare una cosa galante, prendi una moneta, ci posi il corsetto sopra, prendi un bicchiere, fra la moneta e il bicchiere spremi il corsetto e fai una cosa galante, ti rimane il timbro. Abbiamo trovato il punto di coniugazione, di congiunzione fra il corsetto e i nostri corsetti stampati, quelli rotondi. Quello è il punto in cui, non sarà quello il momento, ma senz'altro lui ci spiega il come. Però mi permetto di farvi notare che ancora oggi in Provenza si fanno i crozet, che sono fatti così. Nelle valli cuneesi, Vinadio, si fanno i crozet, che sono esattamente delle orecchiette, come li fanno loro. Quindi loro hanno conservato, in questo caso, come in altri casi, delle matrici della nostra cucina che noi abbiamo perso. Ma perché è normale? Non è che noi siamo più sviluppati o loro meno. Loro si sono racchiusi in un'isola, hanno formato una comunità e questa comunità ovviamente
ha rallentato i tempi di modifica delle cose, mentre noi li abbiamo velocizzati. Questi sono quelli che loro chiamano cassuli, che sono praticamente dei gnocchetti di acqua e farina, tipo Maloredu, che loro poi fanno come noi gli gnocchi quando diamo la ditata, eccetera, li fanno su quello che chiamano serneggio, perché il siasu è quello sottile, o serneggio è quello più grosso. E quelli lì invece sono la parte, quelle lì le chiamano, in mezzo le chiamano sampe de gatto, perché se voi guardate le due dita, quando fanno il segno sulla pasta, assumono quella forma che è molto simile alla zampina di un gatto, allora le chiamano sampe de gatto. Mentre nell'ultima parte vedete la prima lavorazione dei macaruin e la seconda lavorazione. In questo caso io ho fatto una finta, ma ve la dico, nel senso che i primi li ha fatti a mano una signora, ma siccome quella signora lì io avevo premura e voleva farli kuzunku, il zunku sarebbe un giunchetto che loro utilizzavano per farli a mano, e io avevo premura, dovevo andare via perché era tutto il giorno che ero lì. Allora ho preso quegli altri fatti a macchina, ce li ho messi sotto e ho detto tanto quelli da compagna non se ne accorsa, ma siccome ve lo dico io così lo sapete, quelli lì sono fatti a macchina, però sono i maccheroni. Noi per maccherone intendiamo quello di Natale, mostaccioli o macaroni. In realtà sapete tutti benissimo, molto meglio di me, che i maccheroni nella storia sono quelli indietro, e nel sud Italia ci sono tanti esempi di questi tipi di pasta. Ecco, questo per darvi un'idea. Secondo me è molto interessante tutto questo discorso, ma non bisogna farla troppo lunga. Allora lì, guarda, signora, ci sta una discussione, non mi dica di che avevo questo crosetti, io mi sono arrabbiata, ma non sono crosetti, sono crosetti. Guardi, secondo me se ci pagassero per stare lì, ci staremmo, li faremmo diventare misci quelli che ci pagano, perché guardi, è una cosa incredibile. Diciamo che se diamo per scontato, se accettiamo il discorso che faceva Rebora della provenienza provenzale, possiamo anche accettare l'idea che in origine fosse Crozet, perché Crozet è, quindi in più pare, secondo Fiorenzo Toso, che sapete quanto sia credibile, che il termine Crozet abbia comunque un'etimologia legata all'essere racchiuso, qualcosa che ricorda anche il discorso delle croze, le croze sarebbero quelle racchiuse fra muri, eccetera. Insomma, mi ha spiegato tutta sta cosa, io non so neanche se l'ho capita bene, ma fin lì ci sono arrivato. Quindi adesso sta cosa crosetto, secondo me è semplicemente una, diciamo, come un addomesticamento del termine più nostro rispetto, ma poi di differenze non ce ne sono, tant'è che a Genova i crosetti sono due e li chiamiamo crosetti, quello levantino e quello polceverasco fatto a forma di otto. E ci sono ancora nelle cuciniere le due ricette, quindi siamo tranquilli su quello. Però lì sono crosetti. È abbastanza accademico il discorso, secondo me, però poi ognuno può approfondirlo come crede. Qui siamo arrivati al tonno. La pasta, i maccheroni, sono fatti... adesso qualcuno li fa col ferro, però di solito erano macaroni kuzunku, li chiamano proprio così, perché probabilmente era molto più semplice prendere un giunchetto che non avere un ferretto per farli. Probabilmente poi mi dicevano che adesso tanti li fanno con i ferri da maglia, per esempio, quelli che li fanno ancora in casa, per cui è esattamente identica la cosa. Allora, siamo andati a finire sul tonno perché il tonno oggi è una caratteristica delle due isole, ma abbiamo documenti che dicono che loro pescavano, gettavano la tonnara anche tranquillamente anche a Tabarca. Perché? Perché come dicevamo all'inizio, quando loro sono partiti di qua, la cultura che si sono portati dietro era la cultura di come vivere in una certa zona. Cioè non è che, parlando come se fossi a casa, non è che sei già stati proprio a Belinè, questi lomellini qua che pigiano i primi belinui per la strada, che dice anella zio pescavo qua, no, aspetta, questi qui era gente che sapevano il lavoro che dovevano andare a fare, sapevano come piantare, come cominciare a piantare una comunità, insediarsi, prendere rapporti, eccetera eccetera, e sapevano anche come viverci lì.
Quindi loro sapevano benissimo che in un certo periodo dell'anno ti passa davanti alla costa una risorsa incredibile che tu poi puoi conservare per un certo periodo di tempo e puoi tenertela lì come una risorsa disponibile. Ecco, il tonno, quindi loro la cultura del tonno se la sono portata da casa, ma l'hanno applicata anche laggiù. Tornando a Carloforte, soprattutto, hanno continuato a praticare la pesca del tonno, rimanendo oggi l'unico posto in Italia dove ci sono ancora 2/3 tornare fisse. E qui non vado oltre, mia moglie mi dice no, perché se no sul tonno vi farei una testa così, perché sono anche abbastanza arrabbiato su sto discorso di non mangiare il tonno rosso. E no, camo, io non mangerò il tonno rosso che pescano con le barche e che hanno delle quote incredibili, io non mangerò quello lì, quello di tonnara fissa lo voglio mangiare. Tonnara fissa passa solo quello, peschi solo quello e basta, non ne puoi pescare altro, hai un controllo strettissimo, perché arriva lì un signor carabiniere con la macchina, piglia la barchetta, va là e controlla, vai per controllare quelli laggiù che pescano satelliti e tutto il resto. Cioè, quindi ci sarebbe da fare un gran discorso, anzi vi invito a marzo a un convegno che ci sarà proprio sulla, per cercare di spiegare a noi, alle persone normali, sta questione del tonno come la vogliamo dirimere, perché è un discorso che secondo me è un po' mistificato oggi. Però la chiudo lì, sennò poi mi rattella. Il tonno è molto importante, voi sapete che è il maiale del mare, del tonno non si butta via niente, loro sono veramente dei maestri, in questo lo sono stati soprattutto. Quindi nel periodo che va dalla seconda metà di maggio fino seconda metà di maggio giugno fino a giugno loro pescano il tonno che si chiama di corsa, cioè il tonno che nella sua corsa verso i luoghi di deposizione delle uova passa seguendo una certa linea lungo il Mediterraneo, seguendo le coste, e quindi chi è capace, chi sa, eccetera, mette la tonnara fissa e cattura una certa quantità di tonni che oggi è regolamentata, eccetera, eccetera. Quindi il tonno è assolutamente decisivo nella cultura dei tabarchini, sia a partire da Genova, naturalmente voi sapete che le tonnare c'erano anche lungo tutta la Liguria, la tonnarella di Camogli, che non è più tonnara ma è tonnarella, è rimasta l'ultimo testimone di questa cultura nostra, ma le tonnare c'erano dappertutto in Liguria, proprio perché la linea di passaggio del tonno era anche questa. Quindi la pesca del tonno, beh, questa è una bella copertina della Domenica del Corriere dei primi del Novecento in cui fanno questa pesca del tonno. Voi conoscete tutta la procedura, il tonno si chiude, entra lì dentro, non riesce più a uscire da queste, perché il tonno praticamente rivolge un occhio sempre alla costa e segue la costa nella sua migrazione arrivando fino alle acque della Turchia in alto, eccetera. Allora, andando così, praticamente trova uno sbarramento che è formato dalla tonnara, segue lo sbarramento, che è una rete, la rete lo porta a entrare nelle camere una dietro l'altra, i pescatori vanno a guardare le camere perché quando lui entra lì non riesce più a uscire, a seconda del numero di tonni che ci sono decidono se tirare su o non tirare su, quando hanno un numero di tonni sufficiente tirano su e fanno la mattanza. Il tonno ovviamente è molto importante per la cultura, per il lavoro, eccetera. Tenete conto che la stagione del tonno permetteva alla gente di avere la mutua, di avere uno stipendio per 3-4 mesi l'anno, perché da calare la tonnara a togliere la tonnara passavano 4-5 mesi. Poi pensate a tutto il lavoro che c'è dietro, i barili che arrivavano, spesso arrivavano da Alassio, i tonnarotti che arrivavano da Moglio di Alassio, i bastassi, quelli lì ci tengo tantissimo, venivano da Montoggio e Valbrevenna. Gente fortissima, io qui ho una testimonianza, ho riportato di una persona viva oggi che è stata anche intervistata in televisione, che ha visto portare per 10 metri un tonno di 330 kg sulle spalle da una sola persona. Lo facevano proprio come prove di forza e vengono dall'entroterra, dal nostro entroterra. Poi lì vedete tutta la lavorazione, vedete i beli che sono gli stomaci di tonno. E queste invece sono le bottarghe,
le sacche ovariche essiccate, salate, poi là c'è la lavorazione del tonno per fare il tonno in scatola, e vabbè, queste sono un po', è una rappresentazione della lavorazione del tonno. Naturalmente il tonno poi diventa, il tonno si mangia, perché se no non è che si spreca. Allora, qui vedete alcuni dei loro piatti, qualcuno che conosciamo bene, come il musciame, che è il filetto di tonno essiccato e salato, la bottarga, poi il tonno sott'olio che loro chiamano, se lo fanno in casa, chiamano scabecciu. Voi sapete che lo scabecciu in realtà è anche, nella storia, sono tutti quei pesci che vengono fritti nell'olio e conservati poi nell'aceto per essere trasportati, soprattutto il pesce piccolo, se non si fa così si deteriora. Allora era quello che si faceva, si preparava in quel modo lì. Però loro lo chiamano uscabeciu e se lo fanno loro, si prendono i tranci di tonno, lo mettono in acqua di mare, eccetera, eccetera, fanno una lavorazione e diventa tonno come quello che mangiamo nelle scatolette. Cioè, no, questo diventa tonno, quello delle scatolette, escluso quello che fanno laggiù, è un po' diverso. Quella là praticamente è il belo di tonno, quindi mettiamola lo stomaco, quello che potremmo chiamare la trippa, che è fatta accomodata naturalmente adesso con le patate, prima le patate quando non erano ancora diffuse non era con le patate, sarà stato con i bacilli forse, come lo stoccafisso. E questo invece è quello che i carlofortini chiamano tonno alla carlofortina. A Calasetta che è un po' belicite, però insomma è un tonno rustio, diciamo, che se qualcuno ha dimestichezza di cucina rassomiglia un po' all'idea dell'uccelletto, della carne uccelletto, perché cioè, loro mettono anche un goccino di aceto che toglie un po' di sarvego alla carne del tonno, però è fatto con l'alloro e un pochino di pomodoro, quindi diciamo che l'idea è quella. Quelli sono i piatti legati al discorso del tonno. Certo, il tonno, qui vediamo le parti migliori, poi loro avevano modo di cucinare tutte le altre parti del tonno e quel tipo di cultura lì in piccola parte è andata un pochino persa. Tutte le parti secondarie, quella che chiamano loro busunaggia, che sono dei ritagli delle parti secondarie, loro se li cuocevano. Per esempio sostengono che una delle migliori parti del tonno è la carne attaccata alle ossa verso la coda, che è cudella, si chiama cudella gianca e cudella negra, perché la cudella gianca è la parte di sopra, la cudella negra è quella di sotto. Che poi se dico negra, quelli si arrabbiano perché sarebbe nigra. Esatto, insomma, mi sono demunto, giovellini, cioè, non posso fare. Però è così. E quindi loro hanno una cultura profondissima legata al tonno. Alla fine ho lasciato i vitigni e i vini, perché come tutti quelli che mi conoscono sanno, io di vino non me ne intendo, e più il vino diventa una cosa difficile più non me ne voglio neanche intendere. Però lì c'è una cosa meravigliosa che loro hanno, soprattutto a Calasetta. Hanno questi vitigni, questo è uno di quelli, vitigni di vite che è una varietà Carignano del Sulcis, si chiama, che non è mai stata innestata. Credo che tutti voi sappiate molto meglio di me che, come succede per gli alberi da frutta, quasi tutti, si mette in terra un porta innesto, quindi un piede, al di sopra del quale si innesta il tipo di frutto che noi vogliamo. Ovviamente avendo cura che il frutto che innestiamo sia compatibile col piede, cioè non possiamo mettere una mela su un susino perché forse magari non prende oppure comunque non è adattissima. Allora, questa cosa di innestare la vite si è resa necessaria quando fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento c'è stata una epidemia di filossera fortissima che ha praticamente azzerato tantissimi vigneti, anche perché si usava la pratica della diffusione a propagine, che vuol dire prendere un traccio, buttarlo a terra, farlo rigettare con delle radici dall'altra parte e continuare così il vitigno. Quindi la pianta madre, quando prendeva poi la malattia, partiva e andava, se la prendeva tutta.
In questo caso, siccome il parassita nei terreni sabbiosi come questi, terreni particolari, non riusciva a fare a svolgere la sua azione, loro oggi si ritrovano a avere alcuni vigneti, non tutti, che sono rimasti, come li definiscono loro, come si definiscono, franchi di piede. Cioè, la pianta dalla punta della radice al grappolo è la stessa e sono vitigni che hanno più di un secolo, quindi... Direte voi, se ho vino legrammo, chi se ne frega se il vitigno è... No, vabbè, ho capito, però se il vino è buono... E infatti loro sono, secondo me, abbastanza bravi a farlo. E infatti questa cosa qui se la giocano anche abbastanza a livello commerciale perché è interessante. Un altro vino che loro hanno molto interessante, secondo me, è il moscatello, un'uva bianca, da cui fanno anche dei passiti molto interessanti. Però, come vi dico, le varietà che loro utilizzavano erano diverse e hanno usato per molto tempo la pratica di mescolarle anche assieme. Tant'è vero che c'era ancora uno che ho visto anche quest'anno quando si è stati a Carloforte che mi ha voluto far assaggiare la sua mesculanza, che sarebbe un vino liquoroso che si fa per Natale, che loro facevano per Natale, e me l'ha fatta assaggiare per dire: guarda che questi qui adesso fanno tutti i signori con... ma guarda un po' questo qua fatto di tanti vini, com'era buono. In effetti per me era buono, ma io non è che me ne intenda tanto. E loro a questo tenevano moltissimo, quindi diciamo che il vino completa un po' il loro patrimonio. Bisogna dire per dovere che loro, tirando un po' le fila di tutto questo discorso, loro sono partiti con un bagaglio culturale prettamente ligure e con la capacità di adattarsi in zone diverse dalla nostra, in condizioni molto difficili, quindi con una grossa capacità di adattamento, grande professionalità che avevano, contatti continui con Genova, assolutamente continui, perché tanto perché Genova voleva ritirarsi subito il suo corallo e in più perché voleva comprare e vendere tutta la roba. Praticamente Tabarca per un secolo e mezzo è stato un emporio eccezionale, perché la gente, le barche passavano di lì per rifornirsi e allo stesso tempo la roba in eccedenza veniva mandata a Genova per venderla a un prezzo molto maggiore. Loro quindi partono, vanno laggiù, acquisiscono molte cose della cultura araba senza, secondo me, senza neanche grandi pregiudizi. Poi il problema sarà dopo, quando molti rimarranno schiavi. E dopo circa 200 anni, per problemi, diversi problemi, sia con i tunisini, sia con i pirati, sia con tante altre cose, pianificano il loro esodo prima a Carloforte e poi a Calassetta. Ovviamente andando lì, anche dai sardi acquisiscono un sacco di cose. Infatti Fiorenzo Toso spiegava che molto, molto del linguaggio, delle parole legate all'agricoltura derivano in parte anche dalla cultura sarda, proprio perché i sardi hanno dato una mano grossa, hanno insegnato a coltivare quelle terre, a sfruttarle al massimo, perché per loro erano le loro terre. Allo stesso tempo però poi ci sono altri innesti, per esempio i ponzesi, che arrivano verso 1850 circa e che fanno gli ortolani, quindi è possibile che portino varietà tipo per esempio un pomodoro particolare che loro conservano e che chiamano tre canti. Quindi ci sono tanti innesti, però la cosa bella è che soprattutto a Carloforte, che è rimasto un'isola, Calassetta c'ha il ponte, l'87% della gente parla senese, e parla senese i bambini, non perché uno sta lì a Tisunali, no, questi parlano genovese tranquillo fra di loro. Quindi l'identità forte è rimasta, ma secondo me sono un bellissimo esempio di davvero di capacità di prendere dagli altri senza rubare, semplicemente inserendo nel proprio patrimonio culturale e anche identitario cose che gli altri sanno fare bene, che possono venire bene anche a noi. Quindi secondo me loro costituiscono un bellissimo esempio. Io penso che non ci sia da aggiungere nient'altro, sono stato anche troppo lungo, ma Bambi è paziente, non mi ha detto niente. Grazie. Di Eva, che è stata una cosa interessante, perché questa
questa cultura di Carlo Forte e Calasetta, che ricordo sono due comuni onorari della provincia di Genova, quindi sono un avvio a questo riconoscimento, che mi l'ho incontrato varie volte, anche sono stati anche, perché è un'associazione tipo accompagna, si chiama La Maina, che è, e quindi sono in contatto anche qualche volta, vengono anche quando si riunisce a consulta Ligure, vengono chi sono in Liguria, e questa cosa d'autunno ha fatto anche proprio un pranzo seggi a Santa Margherita e anche a Recco, dove ha fatto mangiare anche a Busunaggio, tutte queste cose qui è veramente molto interessante. E poi è interessante sentirlo dire da una persona che conosce questa materia qui, perché vuole da fascio nuovo e quindi una racconta come deve essere contata. Mi voglio domandare se qualcuno ha qualche domanda da fare, tanto tempo che nemo, quindi. Io sono da Rotorzino e volevo dire che più sul paese volevo dire delle cose proprio veramente. Io volevo sapere a marzo quando è che c'è questo convegno sul tono. Dove? La data non è ancora fissata. No, però dove? Sarà probabilmente all'Aquario di Genova, probabilmente, stiamo a contrattare. Sì, cercheremo di diffondere la notizia e lo scopo, gli studiosi sono tutti iperqualificati, lo scopo sarà quello di portare, si chiama Le ragioni del tonno. Quindi non è che uno va lì per dire dobbiamo mangiare il tonno, spiegateci che cosa dobbiamo fare se andiamo al supermercato, se andiamo dal pescivendolo eccetera, però ci andiamo, scusi, io ci vado col coltello fra i denti, perché le domande gliele voglio fare, lo organizzo anch'io, sono io uno di quelli, però voglio che mi spieghino, perché purtroppo il discorso del tonno oggi, del tonno rosso, è una mistificazione. Quest'anno quelli della tonnara di Carlo Forte hanno dovuto, per eludere le quote, fare una grossa gabbia, metterci dentro i tonni vivi e farli trainare vivi fino a Malta. Perché? Perché in quel modo lì loro li hanno pescati, li hanno venduti, ma non li hanno pescati, perché se non lo ammazzi non lo peschi, e quindi non è rientrato nella quota, perciò loro hanno potuto eludere la quota così, ma altrimenti non vivono, perché non c'è sufficiente economia, capisce? Allora, la questione ve la racconto in due minuti, Etta, te non dir niente, mia moglie, perché mia moglie mi bacchesa, no? In Italia ci sono sei concessioni di tonnara fissa, tre pescano in Sardegna, una a Carlo Forte all'Isola Piana, una a Porto Scuso e una quest'anno, solo quest'anno, ha pescato, cioè solo quest'anno, ha provato un po' di anni fa, poi quest'anno l'ha ributtata a Cala Vinagra, che è sede di una vecchissima tonnara, ci sono ancora gli edifici. Però le due che pescano, quelle dei Greco, imprenditori genovesi, soprattutto sono quelle della Punta, quelle di Isola Piana, diciamo, e quella di Porto Scuso, e sono quindi tre attive. Le altre, la quarta concessione è la tonnarella di Camogli, che hanno pesca tunno, perciò sale e vemo, però concessione regolare. Ce ne sono altre due concessioni che non pescano, quindi queste sei sono le concessioni. Il tonno si pesca anche con i palamito, diciamo i palangari, oppure si pesca con le barche a circuizione. La barca a circuizione che cosa fa? Viene a sapere dove c'è il branco dei tonni, parte, circuisce il branco, pesca e poi porta a trasformare. Concettualmente voi capite che andare a prendere il tonno quando passa, quindi solo in quel periodo lì, solo dove passa, essendo controllati, perfettamente controllati e controllabili, in più mettendo giù la rete da due mesi prima circa e prolungando la stagione per altri due mesi, in quel periodo non si può pescare niente nel raggio di 2 miglia, mi pare, quindi si fa anche fermo biologico per le altre specie. Ecco, questo dice già una certa differenza. In più, diciamo che molto spesso hanno rilevato questi branchi di tonni con i satelliti, con gli aerei, cosa che è illegale. Poi col discorso della Libia che c'è stato quest'anno non potevano più volare, infatti hanno avuto una crisi, perché sennò li abbattevano. Insomma, è un discorso abbastanza lungo.
Ora questa cosa del tonno, in realtà c'è la questione qual è? Che dicono che tonno non ce n'è più rosso, ce n'è poco. Allora, questa è una voce, tonno rosso ce n'è poco. L'altra voce è, come fai a dire che ce n'è poco? Beh, fai un inventario, un sondaggio, cosa ti fai? Come si chiama quella fare? Censimento, esatto. Come si fa il censimento del tonno? Si prendono delle cose che sono dei segnalatori elettronici, glielo metti addosso a determinati esemplari, eccetera, eccetera, e vai a vedere. Il problema qual è? L'hanno detto loro. Uno, non avevano i soldi per fare sta cosa, l'hanno detto 2 anni fa Carlo Forte, un istituto importante. Il secondo, hanno avuto i soldi, però dice noi glieli mettiamo, ma siccome sott'acqua c'è una guerra elettronica incredibile fra le varie potenze che hanno i sottomarini, noi non captiamo i segnali. Ergo, non ti sembri lì, scusate il termine, di quanti toni ci sono. Nel frattempo, alcuni studiosi dell'Università di Genova che girano con la barca per il Mediterraneo notano che a volte si imbattono in branchi di tonni che cominciano all'Elba e finiscono in Sardegna. E allora la domanda è, ma figlio, ma siamo proprio sicuri che non ne seggete questo tonno rosso? E poi, se dovemmo piantarla lì, perché non cominciamo a dire di piantarla lì a quelli che fanno quel tipo di pesca incontrollabile e non a quelli che fanno la tonnara fissa? Ma io posso avere torto, basta che me lo diano torto, che me lo dimostrino, e io sono di quelli che dicono te ragione, però bisogna un po' capirla. Dimmi chi. Perché se non sei... L'amico all'inizio la parlò da Gattafura. Volevo ricordare che è arrivato con una ricetta tradizionale che mi non sapeva di, qual è quella di Gattafin. Non so se che segge qualche legame. Ecco, grazie. Io posso aggiungere solo una cosa. C'era un medico, Ortensio Lando, un medico un po' stravagante, che nel 500 diceva che questa Gattafura si chiama, questo chius inventò de tutto, si è anche inventato un libro nel quale si è inventato come siano state inventate le cose. Cioè questo qui dice, il tonno, la bicocca è stata inventata lì. Però è uno simpaticone, non è che... E lui dice la Gattafura si chiama così perché le gatte volentieri la furano e vaghe ne sono. Cioè, le cao de moise. Però, se, quello è Ortensio Lando che dice questa cosa qua. E quello lì, secondo me, però, il concetto Gattafura, Gattafin, che i Gattafin sono un po' come dei frischeux un po' grossi così, è un concetto che poi se lei va a vedere... Dico per dire, se lei va in Alto Adige fanno delle cose così uguali, identiche, molto simili ai Gattafin, che chiamano ovviamente a loro modo, però quello lì ritorna un po' come concetto. Il fatto che si chiamino Gattafin, io penso anche che ci abbia un collegamento, però da lì a trovare poi un documento che te dica qualcosa, io non l'ho mai trovato, però secondo me anche c'è quel collegamento. Sì, questo da dire. Questo è quello che dico. Ma la parola non si sa da dove viene. No, io non ho idea, le dico quello che l'unica cosa che ho trovato è semplicemente quella cosa scherzosa lì, ma è come? Report dice che questi chi sono detti? Allora, sono come dirai io, c'è che è, no? E poi smerla e questa è Gattafura. E Rebo dice che purieva esso un nome che ricorda Gatta perché va in Borsellin e a lui si deviava questo Borsellin da pelle di gatto. Questo scrive lui e identifica la Gattafin con la Gattafura. Quindi Gattafin e Gattafura sono le medesime cose, perché lui scrive proprio in tocco, esce questa cosa qui e lui dice questo. Ora di Rebola ci dobbiamo fidare. Però Rebola però, è non convenzionale. Sì, sì, sì. Ti puoi dire? Quella di destra c'è che si fa la festa prima. Sì. Non quella. Ah, sì, sì, sì. Sì, sì. Si avvicina a
La punta di castagne? No, la punta è quella fatta con la polenta di Pellegrino. Perché vede, per esempio, ti vedi, questo qui è il classico. A me, se mi dice la punta, che io vengo dai monti, è di castagne. No, è la punta, io parlo di quella che devo fare. È fatta con la farina di mais, quella che dice lei. Ma perché? Perché secondo me, vede, il termine puta non identifica un piatto, identifica una metodologia. È lo stesso come dire zuppa. La zuppa non è una, è una zuppa, che poi ognuno la fa come vuole, eccetera. Però quel metodo lì di fare una specie di menestra, o comunque di menestra un po' solida, è lo stesso identico metodo, come metodo, che si fa con la panissa e poi si fa le panissette, con la polenta e si fanno le polentine fritte. È un metodo. Infatti io mi sono permesso di fare anche qui un piccolo capitolo dove ho messo la zuppa come metodo, perché se no, se la gente continua a pensare ai piatti come piatti, evade dal problema, mentre invece sono i metodi che fanno la differenza. Sì. Sì, sì. C'è anche un qualche di cove fa un commento che... Va bene. Allora, niente, ringrazio ancora Sergio Rossi. Grazie. Per questa sua bella presentazione, con una bella interessante. Ci vediamo a lui martedì che viene con Ristori, come parla di questa associazione Conoscere Genova. Allegri, signori, a tutti. Grazie.